Polo Civico, buongiorno Cosenza e consigliere Nucci. Grazie Presidente, signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. Il tempo è galantuomo e alla fine dà ragione di tutte le cose. Basta aspettare. Sì, beh, io ho aspettato 5 anni e oggi per bocca dell'assessore Vigna e per bocca del Presidente della Commissione Bilancio ho accertato in maniera definitiva che i bilanci degli anni scorsi erano stati stilati in maniera impropria. Questo è un fatto che non è che mi riempie di soddisfazione, perché io l'avevo detto. L'ho detto per 5 anni. Ma comunque gratifica tanti sacrifici, tante delusioni, tante amarezze, delle quali non voglio parlare, che comunque ho dovuto sopportare per ben 5 anni. Vede, il collega Di Nardo è andato via, ha lasciato... Sta probabilmente fumando. Collega Di Nardo, c'è solo una continuità in questo bilancio, la dirigenza. Era la stessa dirigenza di 5 anni fa e c'è ancora oggi, ed è quella dirigenza che ancora oggi firma i bilanci. Delle due l'una, scioglietela, scioglietelo questo nodo. O scriveva male allora o sta scrivendo male oggi. Dovete fare chiarezza, io ve lo chiedo su questo punto, la chiarezza, perché è una chiarezza fondamentale, altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo, un obiettivo che si è posto un assessore degno di stima, e lo dico pubblicamente, perché quello che ha affrontato in questo anno l'assessore Vigna è un percorso accidentato, pieno di rischi e che non è gratificante per chi lo porta a termine o per chi si accinge a svolgerlo. Non è assolutamente gratificante, è il ruolo probabilmente più infame, se si può usare questo termine, in un'amministrazione, quello di dover fare i conti e di dover mettere, ahi noi, le mani nelle tasche dei cosentini. Io ho votato con grande sofferenza la proposta sull'IMU portata in commissione, lo dico subito, grande sofferenza, perché io mi metto nei panni dei cosentini che devono votare questa tassa iniqua che sicuramente non ha introdotto il comune di Cosenza. Però capisco che quando un assessore mi dice stiamo chiedendo questo sacrificio per garantire dei servizi alla cittadinanza, io non posso fare altro che dargli fiducia, perché l'unico modo con il quale io cerco di garantire ai miei concittadini dei livelli di vivibilità accettabili. Ed è stato sincero, è stato franco, non c'è venuto a dire io per non mettere le mani nelle tasche dei cittadini farò finta che questo comune avanza 20 milioni di crediti inesigibili. Non ha scritto questo, ha scritto invece cose più serie, più sensate, e ci ha detto la verità. Poi in un momento così grave e drammatico è chiaro che bisogna fare ricorso a coloro i quali hanno più possibilità di aiutare il prossimo. A volte per l'IMU non è così, però capisco che è una scelta dolorosa, ma che si deve comunque affrontare. Ho sentito parlare in quest'aula di amici degli amici, ho sentito parlare di inaugurazioni, beh, io ne mi ricordo una di inaugurazione, quella delle scale mobili di via Padolisi, che hanno funzionato a ridosso della campagna delle elezioni provinciali per 3 giorni. Queste sono cose vergognose che si sono consumate in questa città e non da quella parte politica. Io oggi ho apprezzato un impegno assunto sia dal sindaco che dall'assessore relativamente a un accordo programmatico stretto con il movimento che rappresento. Il servizio di vigilanza notturna in questa città operato dai vigili urbani di Cosenza. Io credo che questo sia il coronamento di un percorso che noi abbiamo iniziato l'anno scorso in fase di ballottaggio, che però naturalmente deve produrre ulteriori frutti,
perché è chiaro che è solo l'inizio di un percorso, e poi non si poteva neanche pretendere che Mario Chiuto arrivasse e dopo un anno risolvesse le problematiche della città. Già è tanto che l'assessore Vizza ha fatto potare tutta la città. Noi con una spesa di gran lunga superiore abbiamo potato sì e no quattro vie nella scorsa consiliatura. Allora, il buongiorno si vede dal mattino e noi lo abbiamo visto con una serie di iniziative che sono state apprezzate dalla cittadinanza. E se la cittadinanza apprezza, è inevitabile che le apprezzino anche i consiglieri. Poi si può svolgere il gioco delle parti, si può accusare Tizio, Caio, Sempronio solo perché si indossa una maglietta anziché un'altra. Però il dato obiettivo è che a un anno da quell'insediamento cose questa amministrazione ne ha messe in cantiere. Sindaco, io voglio concludere con una riflessione che ho fatto e che credo di dover consegnare a quest'Aula perché anche quest'Aula possa farla proprio o quantomeno rifletterci. Esistono quattro tipologie di sindaci. I sindaci che hanno i soldi e sanno amministrare, non è il caso suo. I sindaci che hanno i soldi e non sanno amministrare, non è il caso suo. I sindaci che non hanno i soldi e non sanno amministrare, anche questo non è il caso suo, e i sindaci, come lei, che non hanno i soldi ma che sanno amministrare. In bocca al lupo. E preannuncio voto favorevole. Grazie, consigliere Nucci.